Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti nel Davor Shuker economico. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri episodi di questa serie e vi ricordo di commentare qua sotto scrivendo un'altra leggenda che voi vorreste vedere. Stavolta non farò errori di editing. Visto che l'altra volta ho fatto un errorino, ho sbagliato un'immagine, la posizione di un'immagine è successo un casino. Stavolta quindi nessun errore. Allora, lo Shuker economico è Jovetic. Allora, vi dico che è stato molto difficile trovare un sostituto di Shuker. Jovetic sì, ci può stare, adesso andremo a vedere bene. Però comunque non è stato semplice. L'ho anche provato e alla fine vi dico che ci potrebbe stare. Partiamo dalle statistiche. 79 di velocità per Jovetic, 81 per Shuker. Jovetic 83 di dribbling, Shuker 86, quindi più 3. Il tiro uguale, 83 contro 86, quindi sempre più 3. La difesa, ed è qui che c'è un bel distacco. 38 di Jovetic contro il 66 di Shuker. Cioè, togliendo le leggende e guardando solo i giocatori che non abbiano potenziamenti, quindi upgrade in forma, Tots, Team of the Year, così, l'attaccante con più difesa è, mi sembra, Meyer con 54. Gli altri poi hanno 49, si scende sempre di più. Come posso trovare uno con 66? Cioè, quindi qua è veramente proprio stato impossibile trovare uno con la stessa difesa. Che poi non so perché Shuker ha una difesa così alta. Passaggio 79-79 e fisicità 72-76. Avete visto che le statistiche, esclusa la difesa, sono molto simili. E davvero, anche in game si può notare questo. Passiamo adesso a quelle in game che sono la cosa più importante. Togliendo un attimo da parte gli Jovetic, andiamo a vedere le migliori della leggenda. Abbiamo ad esempio l'85 di controllo palla, l'87 di dribbling, l'88 di finalizzazione, anche l'87 di precisione di testa, 86 di passaggi corti, 85 di posizionamento. Queste sono le statistiche migliori per Shuker, che è una buona leggenda, non è tra le mie preferite, però è molto forte. Jovetic invece ha come statistiche migliori sempre quelle di Shuker. 82 di controllo palla ovviamente saranno abbassate, 85 di dribbling, 84 di finalizzazione, 83 di passaggio corto, 84 di potenza tiro e 84 di posizionamento. Quindi intanto siamo lì. Peccato che Jovetic abbia molte più statistiche arancioni nel campo fisicità. Fa tanto. Infatti le statistiche totali in game di Jovetic sono 2013. Quelle di Shuker 2201, quasi 200 in più, può pesare. Altre cose, diciamo, importanti, che però io di solito non vado a vedere e servono in qualche modo a paragonarli, non sempre, però in questo caso potrebbe servire. Abbiamo tipo l'altezza, che è esattamente uguale, 1,83 m per tutti e due, e abbiamo le stelle mossa abilità e le stelle piede debole, che sono 4,4 per Jovetic e 4,4 per Shuker. Quindi stessa altezza, stesse stelle mossa abilità e stesse stelle piede debole. È uno scioglilingua a dirlo. L'unica pecca è che Jovetic è destro, Shuker purtroppo, vabbè, si sa, è mancino. Il prezzo di Jovetic invece nella fascia 350 e 6.000 crediti, quello di Shuker invece tra i 95.000 e i 140.000. Adesso state vedendo i miei pro, i miei contro e il mio voto finale sulla carta. Una buona leggenda, come ho già detto prima, Shuker. E anche una buona carta e un buon sostituto Jovetic, un sostituto degno. Nel montaggio vi giuro che io non farò errori stavolta, quindi non mi ammazzerete. Vi ricordo ancora di suggerirmi qua sotto un'altra leggenda. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da Bomb777 è tutto. Ciao a tutti!